Incontriamo Pamela Villoresi al Teatro Manzoni, dove è in scena con lo spettacolo di Daniela Morelli, Confidenze pericolose, diretto da Diego Ruiz. Il personaggio di Pamela Villoresi spiegherà nel corso dello spettacolo se è più importante apparire o essere, che in questo spettacolo interpreta la parte di una psicologa. Sì, beh, una un po' pasticciona, diciamo, e soprattutto anche di una grande sportiva, anche di una donna estremamente fragile. Arriva al galleggiante, lei è una canottiera come me, il mio personaggio, arriva al galleggiante una donna, diciamo, un po' improbabile per uno sport così, tra virgolette, virili, perché è una tutta rose and shocking con le paillette, per cui tutte le canottiere, insomma, la guardano un po' dall'alto in basso, e se no che questa inizia a fare terapia proprio con lei, e all'inizio lei è un po' così, invece questa paillettata, diciamo, sbrilluccicante, finirà per mettere in crisi tutta la famiglia di questa terapeuta. È uno spettacolo molto intelligente di Dada Morelli, di Daniela Morelli, e che è stato scritto apposta proprio su di noi, tant'è vero che la soubrette che interpreta Patrizia Pellegrino canta e parla in napoletano, perché Patrizia è napoletana, Blas e Paolo sono padre e figlio nella vita e fanno padre e figlio in scena. Io invece, appunto, il mio personaggio doveva fare uno sport, indovinate che sport fa questo personaggio, esattamente il canottaggio, per cui c'è una serie di cose molto 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 divertenti, e poi devo dire una ciombella riuscita col buco, come si suol dire, ci viene da ridere a noi in scena, ci divertiamo tanto, e poi siamo un bel gruppo, poi una storia anomala, di solito si scelgono gli attori per un testo, in questo caso si è fatto scrivere un testo per un gruppo di attori che volevano lavorare insieme. È una cosa tipica, un'attrice atleta in Italia, è il primo caso? No, il primo non lo so, però sono pochi gli attori sportivi. Una volta c'era chi giocava a tennis, adesso sono sempre meno. C'è qualcuno che fa palestra, però proprio che pratichino uno sport. Sì, c'era un attore di Genova che scalava le montagne, però in genere devo dire è una categoria italiana, quella del teatro, un po' pigra, anzi si svegliano piuttosto tardi, per cui mi guardano come un marziano, perché io all'8 sono già a Fiume a fare allenamento, insomma, quindi sveglia alle 6:40, mi guardano un po' come un animale strano, e però per me è molto bello, perché anche poi somiglia tanto al teatro, perché sul palcoscenico, come in barca, bisogna remare dalla stessa parte, bisogna essere un respiro tutti insieme, altrimenti la barca non va, non si vince. È una bella metafora. Possiamo dire che hai rappresentato anche te stessa attraverso questo personaggio? Beh, oddio, il personaggio ha molte diversità rispetto a me, però sicuramente alcune cose come questa del canottaggio, sì, la scrittrice l'ha presa proprio dalla mia vita, anche il fatto che ho attraversato lo stretto di Messina a nuoto, perché io faccio anche un po' nuoto in acque libere, e quindi ci ha messo pure quello. Infatti gli ho detto: ah, Daniela, guarda, davanti a te non dico più niente, se no metti in scena tutto quello che ti dico, bisogna stare attenti a come si parla. Allora, noi ti ringraziamo perché state per andare in scena, quindi andiamo via. Grazie a voi. Grazie Pamela. Grazie.